prevenire e curare le allergie di stagione, primaverili, determinate dai pollini, e di come curare anche le punture da insetti. Chi è allergico ai pollini e quindi ha dei disturbi in primavera deve fare la diagnosi, deve farsi vedere dall'allergologo, sapere a quale allergene è allergico per instaurare in tempi giusti il trattamento desensibilizzante specifico. È un altro momento delicato anche per chi è allergico alle vespe, alle api, cioè agli imenotteri. Sono insetti che danneggiano, che possono provocare la morte nei soggetti ipersensibili. Subito ho cominciato a sentire prurito, senso di soffocamento e sono diventata tutta rossa. Vista la pericolosità, particolare attenzione bisogna avere per il trattamento di desensibilizzazione alle punture di insetti. Chi deve preoccuparsi? Quelli che hanno avuto delle reazioni estese e soprattutto quelli che hanno avuto delle reazioni sistemiche, cioè chi ha avuto una crisi d'orticaria, l'angioedema degli occhi, la difficoltà respiratoria e soprattutto chi ha avuto l'anafilassi è a rischio di vita per una successiva puntura. Il trattamento per via sottocutanea è molto rapido, infatti in 2 ore e mezza si raggiunge già la concentrazione di veleno media che poi deve essere ripetuto ogni mese per 5 anni, ma già dopo le prime iniezioni si è protetti al meglio. Ottimi risultati danno anche i vaccini per le allergie stagionali, anche questi sempre i più avanzati. Oggi si usano dei vaccini che non danno effetti collaterali secondari, si usano vaccini per via orale, per via sublinguale, a gocce o a compresse, che hanno dei risultati clinici molto favorevoli e impediscono la progressione della sintomatologia. L'asmatico allergico deve fare il trattamento iposensibilizzante specifico.